Ciao ragazzi, benvenuti nel mio canale e bentornati. Grazie a chi mi segue da tanto, non lo dico mai, ma veramente grazie di cuore. Sì, mi stavo guardando, sembro Heidi perché so che in fotocamera i colori non si vedono, così ho abbondato un po' troppo, mi sa. Scusate i capelli, sono in mise casalinga proprio, tanto siamo tra amici, come dicono tanti. Perché sto girando verso sera e insomma sono ritenuta da casa. C'ho gli occhi un po' strani perché sì, ho fatto un pisolino e vabbè. In questo video vi mostro qualche piccolo acquisto che ho fatto su Sephora e che qualcosa era scontato. Sto pensando, sì, era scontato tutto tranne una cosa che la prima cosa che vi faccio vedere a prezzo pieno ho preso. Allora vi faccio vedere la scatola esterna, che è questa qua. È un blush di Tarte, io non l'ho ancora visto su YouTube, insomma, da nessuno. E il pack interno, diciamo, insomma, il blush. A me vengono le parole stasera, andiamo bene. Questo è il blush, guardate che bello che è. E il colore, allora io, no, io ho preso, veramente questo è un colore unico. E si chiama The Blush Authority Energy. E avevo letto anche un'altra cosa. No, mi confondo. Ah, ecco sì, Amazonian Clay Skin Intuitive, 12 ore, ma vedremo, 3,97 grammi, cioè potevamo fare 4. Se volete vedere questi prodotti che vi mostro, sono tutti i make-up in azione, fatemelo sapere. Allora, adesso vi faccio vedere il blush, devo, sono, è un po' duretto, ecco, perfetto, mi è già sparito, volato intera il cosino di plastica, diciamo, vabbè. Questo è il colore. Allora, così. Un rosa. È un rosa, voi lo vedete leggermente più spento. Volevo farvi vedere i dettagli. Ok. Vedete che bello? Facciamo un piccolo swatch vellutato. Si vede tantissimo. Questo è il colore. Ok, poi ho preso di Too Faced. Sì, il resto è tutto di Too Faced. Ho preso questo blush illuminante. Si chiama Cheek Power. Carinissimo. Che carino che è. Questo è in cartone. E adesso mi volavi anche qua al. No, rimane direttamente attaccato allo specchio. Vabbè, tanto poi ce li levo. Qui c'è uno specchietto col cuoricino. Adesso vi faccio vedere. Questo si può aprire tutto. Bello. Questo qua c'era un bello sconto. Sì, c'era uno sconto a tutti i prodotti di Too Faced. Bello. Mi piace a me che si vede, però non ha i brillantozzi, diciamo, le pagliuzze che svolazzano, proprio il genere che piace a me. Adesso vabbè, contate che l'ho messo sulla mano. Bello bello, sì. Poi questo l'ho già visto su YouTube e appunto che sapevo già che doveva uscire. Infatti lo bramavo proprio. Di cosa parlo? Appunto sempre del blush, ho fatto scorta di blush, come si vede acceso lì. Questo qua mi ricordo tipo un watermelon. Aspettate, allora Watermelon Rhine Diffused. Ah, non vi sto facendo vedere più le scatoline. Guardate che carine anche le scatole. Magari dite, vabbè, tanto vanno buttate, però oh, ci vuole
Anche quello, anche la scatolina deve essere carina. Ho fatto pure la rima, come al mio solito. Allora, dice che è il 93% di origine naturale. Ecco, stavo guardando la nuvoletta qua. Bella. Allora, vi faccio vedere anche questo blush. Se riesco di aprirlo, perché ci devo prendere la mano. Praticamente, il pack è uguale a quello che vi ho mostrato del bronzer. In tutti c'è la plastichina, questo è il blush, vabbè, voi lo vedete, è molto più acceso, c'è di cannella, se non vi piace la cannella, a me piace, questo è il colore, bello, sembra del rossetto, ah, rossetto... è Yam Yam di MAC nel pack in edizione limitata. Ecco, adesso ho fatto la cavolata di swatchello con l'altra mano. Questo è il blush. Ecco, così si vede bene. Sì, è un colore watermelon. Che dà proprio un rosa rossastro, come l'anguria. Bello, bello, sì. Infatti, che salama che sono. Ho cambiato dito, così ho tutte e due le mani swatchate. E per ultimo ho preso il correttore, che anche questo è un po' che è uscito qualche mese, e anche questo lo bramavo, perché è illuminante. Siccome illuminanti ne ho forse due. Allora lo volevo provare. Questo qua è il Born This Way, penso che l'ho detto bene, di Too Faced. Colorazione Vanilla Wafer. E questo è il pack. Adesso, questo ragazzi non ve lo swatcho, eh. A meno che appunto non mi dite in tanti che volete un make up con questi prodotti, che poi lo so, sono tutti blush. Non è che posso mettermene uno sopra l'altro. Posso fare magari, che ne so, da una parte un blush, dall'altra un blush. Poi comunque c'è il blush illuminante, che mi sembra più un illuminante che un blush. Posso usarlo anche da parte. Guardate che carino che è. Così. Dovrebbe andare bene. Comunque meglio che sia chiaro, appunto perché deve illuminare. So che se vado intorno al color vanilla, vado giusta. Per cui ho detto dovrebbe andare bene, perché avevo già preso qualcosa di questa colorazione. A parte mi sa se il correttore è quello della vecchia linea, però mi sa che si chiama Vanilla e basta, e mi sembra più scuro. Adesso ragazzi, se riesco, eccolo qua. No, è più, sì, infatti, è più scuro. Vabbè, se ve lo faccio vedere dritto. Questo qua, quello nuovo, illuminante, è più chiaro, vedete? Però anche questo, sì, no, questo è vanilla e basta. E questo, tra l'altro, è tipo 30 ml, no, 15 ml, praticamente, no, 13 e mezzo. Questo qui invece, illuminante, è 5, per cui questo è quasi 3 volte tanto, più del doppio. E niente. Posso usare questo e poi sopra questo qua. E sono andata così a caso, perché ho sentito il pack grande. Beh, che so dove sono le mie cose. Per ultimo vi mostro i campioncini. Mi è andato questo. Ho fatto un ordine online perché io purtroppo Sephora non ce l'ho. Non so se dire purtroppo o meglio, perché no, lo vorrei. Almeno vedi le cose, cioè. Ma dove abito io? Sì, è già tanto che nella zona vicina hanno aperto il DM. Allora, questa è una maschera di Drunk Elephant, una maschera idratante, che ci farò una guancia. Ve l'ho fatta vedere in contrario, scusate. Vabbè, tanto giusto da provare. Poi questo che non so se è quello che ho, non mi ricordo se è quello che ho io, il profumo di Giorgio Armani, ma... Non riesco mai a dirlo. My Way. Sì, dovrebbe essere quello che ho. Proprio il pack. Ok, poi.
Fondotinta Perfect Luminous Creamy Foundation Dolce Gabbana Glorious Skin. Questo mi interessa molto, però la colorazione è 200 cashmere, bisogna vedere se va bene. Loro vanno così. E per ultimo, sto a vedere che anche questo, quello che ho, cioè profumo, Miss Dior Blooming Bouquet. Il pack è uguale. Cioè, campioncini di profumi che ho già, gli unici cioè, che ho di tantissimi, un'infinità di profumi che ci sono. E vabbè. E niente, ragazzi, è venuto un video anche troppo lungo. Spero che il video vi sia piaciuto. Spero che mi arrivano altri blush, altre cose. Cioè, in teoria sì, wishlist ho altri blush. E visto che si avvicina il mio compleanno, che è il 24 aprile. E diciamo che questo è un regalo anticipato, un autoregalo anticipato, diciamo così. E sì, ho proprio la blascite, si vede. E vabbè, niente, fatemi sapere se vi sono piaciuti, quale vi è piaciuto di più di blush, illuminante, insomma, e se appunto volete un video dove li provo, anche se vedo che non vanno molto. E fatemi sapere anche se li avete provati, che voglio sapere la vostra opinione. Vi saluto e a presto. Ciao.